Insieme alla dottoressa Carniel siamo andati a trovare uno scienziato, un personaggio importante. Gli abbiamo chiesto un attimino quali erano le problematiche per estendere un registro tumori a Chivasso, a Castagneto, a San Mauro, a Settimo. Il problema è il denaro. Quindi c'è una mancanza della risorsa principale. Si fanno le proiezioni. Era una cosa che non sapevo, io non sapevo che era possibile proiettare questi numeri da Torino su Settimo, da Torino su Chivasso, da Torino su qualsiasi altra parte del Piemonte. Come se il territorio fosse la stessa identica cosa, come se i carichi ambientali fossero identici, come se le fabbriche ancora attive o già dismesse fossero la stessa identica cosa. Sul nostro territorio, dove noi viviamo, dove i nostri figli crescono, com'è la situazione? Qual è l'incidenza? Qual è la mortalità? Non una proiezione da Torino. Noi non siamo a Torino o a Biella, perché l'altro registro tumori è a Biella. Domenica Greco, sono un medico igienista, lavoro al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL su questo territorio, sul territorio di Chivasso. Allora, vogliamo cercare di fare delle presentazioni dandovi delle informazioni sulle quali riflettere, sulle quali poi discutere, per cui inizio con quella grafica, magari fa anche un po' desiderare, però era per dare proprio l'idea di cosa succede, no? C'è l'individuo al centro con le sue caratteristiche individuali, sul quale tutto quello che sta intorno gravita, tutto quello che servizi sociali, risorse economiche, cultura, socialità, casa, la sanità, lo stress, la ricerca, l'alimentazione, qualsiasi cosa incide sull'individuo e quindi lo può fare stare più o meno bene. Quindi ogni scelta che viene fatta in politica ha delle conseguenze sulla salute che sono o di tipo immediato, perché se non so, facciamo un farmaco che viene messo in circolazione e che fa male, danneggerà sicuramente in fretta la salute, o l'evento, per esempio, mi viene in mente quello della diossina di Seveso, no? Immediatamente un effetto sulla salute. Altri hanno effetti a medio termine e altri invece a lunghissimo termine, come può essere il caso per esempio del mesotelioma, cioè in cui l'esposizione a un determinato fattore di rischio avrà poi una lunga tempo di latenza e si manifesterà poi con una malattia. Ecco, alcune scelte politiche hanno effetti sull'ambiente e quindi sulla salute per sempre. Uno degli esempi che mi viene facile, anche perché abbiamo fatto questo referendum per dire che noi il nucleare non lo volevamo, è per esempio il discorso del nucleare. Ma oppure anche sostanze che inquinano l'acqua o sostanze che inquinano l'aria e che noi ci respiriamo e poi si accumulano. Quindi è importante che chi vuole amministrare sappia quali sono le regole, perché ci sono degli obblighi di legge e ci sono poi quello che secondo me è importantissimo e che noi abbiamo visto come facilmente viene violato, gli obblighi morali. Cioè, persone che fanno delle cose contro la salute delle persone, consapevolmente a volte, senza alcun ritegno, perché tanto l'importante è il vantaggio economico. E quindi, appunto, questo perché facilmente disattendono appunto queste regole, sia di tipo normativo che di tipo morale. E a volte le leggi non sono nemmeno note a molti politici, a molti amministratori. Ecco, questo era solo per dirvi come è entrata la politica nella sanità, perché c'è questo grosso problema di quanto la politica sia presente e pressante nella sanità. Questo perché comunque abbiamo delle norme, una è la 833, l'articolo 15 della 833, di cui poi vi parlerò un po' di più, e l'altra la 502. Fondamentalmente stabilivano che ci fosse un controllo anche di tipo politico nelle amministrazioni delle aziende sanitarie locali, a livello appunto della scelta del personale che dirige le aziende. Questo poteva avere un significato di controllo anche attraverso quelli che sono i rappresentanti del popolo, no? Che vengono eletti.
In realtà poi è diventato un modo per spartirsi degli interessi e delle torte. Allora, a livello nazionale noi abbiamo delle norme di riferimento per la tutela della salute che è importante conoscere per chi si accinge appunto a fare l'amministratore, che sono fondamentalmente l'articolo 32 della Costituzione italiana, che recita appunto che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, così come interesse della collettività, e garantendo cure per gli indigenti. Questo era il primo comma. Il secondo comma è: nessuno può essere obbligato a essere curato se non per disposizione di legge, e la legge non può in alcun modo violare il limite imposto del rispetto dell'individuo, e questo è quello che stabilisce la nostra Costituzione. Poi è stata promulgata in Italia una legge molto importante per quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale, che è la legge 833, che era, vabbè, è andata via la cosa, comunque è una legge che è stata promulgata il 23 dicembre del 1978, era stato uno splendido regalo di Natale. Il Servizio Nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Anche questo è un principio molto importante, quello della partecipazione dei cittadini alla gestione della salute. Gli obiettivi che si dava a questa legge sono tantissimi. Allora, in pratica quello che è importante, io ho sottolineato alcuni punti, ovviamente, perché la legge è lunga, non è che ve la posso raccontare tutte. Comunque, formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguazione sanitaria e educazione sanitaria del cittadino e della comunità. La promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro. L'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti di origine animali, per quanto riguarda appunto l'implicazione per la salute nell'uomo, perché vi ricordate il caso della mucca pazza, giusto per dirne una, no? E quindi il controllo degli allevamenti, il controllo dell'alimentazione anche degli animali, perché attraverso un'alimentazione errata nei confronti degli animali, l'uso di antibiotici, ormoni o altre sostanze possono facilmente poi ripercuotersi sulla salute nostra che li mangiamo. Un'altra cosa importante è che proprio in questi giorni c'è stata tutta questa questione della Novartis, della Roche con l'Avastin e il Lucentis, no? Quindi regolamentava anche tutta la questione del commercio e distribuzione dei farmaci. Il problema della formazione del personale, perché ovviamente il personale deve essere competente. La sicurezza sul lavoro. Qui non ho ripreso le normative che tutelano in modo speciale la salute del lavoro, perché erano il DPR 303 del 56, che poi è diventato la 626, che poi è diventato il DPR 81. Però mi piaceva ricordare lo Statuto dei lavoratori, che è una legge che è stata promulgata nel 1970. La legge numero 300, che è quella dove c'era il famoso articolo 18, che era stata un'importante conquista e che poi è stato appunto demolito. Un altro punto molto importante è la tutela della procreazione e della maternità dell'infanzia, e questo ha dato origine poi, sempre nel 78, alla promulgazione della legge numero 194 per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Anche questa è un'altra legge che viene discussa e che si cerca di attaccare. Poi abbiamo appunto la promozione della salute nell'età evolutiva, proprio perché appunto è una fascia molto delicata, molto, molto fragile, che bisogna appunto tutelare. L'integrazione dei soggetti handicappati, anche qui importantissima legge per la 104, che è stata promulgata il 5 febbraio del 1992. La tutela della salute degli anziani, la tutela sanitaria delle attività sportive e la tutela della salute mentale. Ci ricordiamo a questo proposito di questa legge del 13 maggio 1978, la numero 180, la legge Basaglia. Quindi la cosa particolare è che quegli anni lì, in cui c'era la DC al governo, hanno fatto tutte queste leggi. Ecco, ricordiamoci di questa cosa, avevano un'apertura mentale un pochino maggiore di quanto non siano i politici attuali. Dunque, nella stesura della legge c'era anche questo argomento che si doveva anche tutelare l'eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo. In realtà questa competenza è passata dalla sanità all'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale, l'ANPA, che poi si esercita attraverso le varie ARPA a livello locale.
Innanzitutto sono qua in sostituzione di un epidemiologo, il dottor Bulino, che è a tutt'oggi il papà dell'unico profilo di salute dell'ASL in cui viviamo. Poi ha dei problemi personali, per cui ha, insomma, in qualche modo delegato me a parlare in sua vece. Io sono biologa, quindi nasco come persona interessata a tutto quello che è vivente. Poi la vita mi ha portato a occuparmi in realtà di un settore specifico, che è la sicurezza sul lavoro, e a causa del mio lavoro in un ambiente sanitario sulla sicurezza degli operatori sanitari, ho deciso di iscrivermi anche alla facoltà di tecnico della prevenzione. Se possiamo così dire, ho un po' chiuso il cerchio, nel senso che quello di cui cercherò di parlarvi è, diciamo, il collegamento con quello che vi ha detto Mimma Greco prima. Cioè, abbiamo in Italia abbiamo una delle leggi che è stata definita a livello europeo la più giusta, la più egalitaria, la più equilibrata. Ce la invidiano tutti, la nostra legge sulla sanità. E infatti, non so se avete percepito, ma dice un sacco di cose interessanti e anche sagge. Da questa legge, poi, forse l'unica pecca di questa legge è stato che in realtà della parte sanitaria se ne occupa la politica, ma non neanche quello, perché in realtà effettivamente il politico cos'è? L'amministratore, no? Per cui l'amministratore cosa deve fare? Governare la città, la nazione, le regioni, in modo tale che i propri cittadini siano bene. E quindi ci riconnettiamo col fatto che è compito dell'amministratore far funzionare la sanità, ma soprattutto dare salute. Io quello che voglio fare in un primo momento è comunque riconnettere la legge nazionale con il territorio. Allora, l'ha detto anche già Mimma, la legge nazionale prevedeva un piano sanitario nazionale, però il piano sanitario nazionale, siccome poi la competenza della sanità e delle regioni, va esplicitato in un piano sanitario regionale. E nel piano sanitario regionale, oltre a organizzare la sanità proprio, si parla in realtà anche di salute e come... E quindi, diciamo, la regione si deve occupare anche di promuoverla, questa salute. Nella promozione della salute cosa c'è? C'è la prevenzione. Cioè, insomma, quando si parla di salute non si parla di malattia, si parla di salute, nel senso di, lo riprendo, totale benessere fisico, psichico, ma anche sociale ed economico. Cioè, la salute non è solo assenza di malattia. E quindi devo dire che anche a livello regionale siamo andati dietro questa splendida legge, e quindi abbiamo, primo scoop, abbiamo anche una legge regionale, anche niente male, che si occupa della prevenzione, no? Che dice che cosa c'è da fare in materia di prevenzione. Ed ecco qui che arriviamo ai profili e piani di salute. Cosa sono i profili e piani di salute? C'è una legge regionale, adesso qui, metto un po' più in qua così, del 2007, quindi abbastanza recente, della giunta precedente, che recepisce quelli che erano i compiti che ci dava la legge nazionale, e all'articolo 14... Vi devo leggere queste definizioni perché veramente non possiamo perderci neanche una parola. Dice che la regione deve promuovere la stesura di profili e piani di salute, che sono lo strumento con cui la comunità locale a livello distrettuale definisce il proprio profilo di salute. Quindi la comunità locale dice: ma come vogliamo stare bene qua? Individua gli obiettivi, parolone, voglio individuare come arrivare alla salute, e quindi produce delle linee di indirizzo che orientano.
diventano, tenetevi forte, le politiche del territorio, dall'articolo 14 della legge regionale numero 18. Le politiche, quindi, se qui ci sono degli futuri amministratori locali, sappiate che attraverso questa legge noi dovremmo sapere un po' come governare il territorio. Tant'è vero che è compito dei profili, dei piani di salute, definire gli obiettivi prioritari, identificare i soggetti coinvolti, identificare i ruoli e poi anche valutare questi obiettivi. Immagino che tutti voi stiate pensando a quello che succede nelle nostre comunità locali. Per fare tutto questo, appunto, si dice che bisogna usare lo strumento, propone di usare lo strumento del profilo e piano di salute. Profilo piano di salute che c'è nel piano sanitario regionale del 2007-2010, ma udite udite c'è anche nel piano sanitario regionale della Giunta Cota. Adesso vi spiego che cosa vorrebbe dire fare un profilo di salute e poi ne trarremo le conclusioni. Allora, perché si chiamano PEPS? Profili e piani di salute? Perché si svolgono in due fasi, no? Prima si fa il profilo. Cosa vuol dire fare profilo? E qua così ci riconnettiamo anche all'esigenza che ha sentito tanto Marco rispetto a capire attraverso i dati qual è la salute del territorio. Qui non si parla solo di tumori, perché ahimè, ma su questo penso che poi vi spiegherà meglio il dottor Mirabelli, che è responsabile del registro tumori mesoteliomi della regione Piemonte. Buttare l'occhio soltanto sul registro tumore è un po' come piangere sul latte versato, nel senso che i tumori si sviluppano negli anni, no? E quindi il capire l'epidemiologia del tumore in una zona vuol dire capire che cosa è successo 10-20 anni fa, per lo più. Poi mi correggerà il dottor Mirabelli. Il profilo di salute dice no, occupati anche di tutto il resto, occupati di tutte le malattie, dei ricoveri ospedalieri, delle cause di morte in generale, degli stili di vita, chi fuma, come ci si alimenta, chi è obeso, chi è sedentario e chi invece è sportivo, le dipendenze da droga di alcol, anche poi dei dati un po' meno oggettivi, qual è la salute percepita della popolazione? Quali sono le condizioni lavorative della popolazione, i dati demografici, quanti siamo, siamo giovani, siamo vecchi, e poi anche la mappatura degli inquinanti, cioè com'è il mio territorio, com'è il mio suolo, com'è la mia acqua, la mia aria, e poi anche l'analisi dei bisogni espressi dai cittadini. Dal profilo di salute, quindi ho fatto tutta la mia bella mappatura, arrivo al piano di salute. Quindi elaboro questo profilo di salute, cerco di capire quali sono le problematiche, cerco di selezionare in modo partecipato le priorità, questo è anche molto importante. Il profilo di salute, il piano di salute deve definire le priorità sulla base di dati reali. Ci dice di valutare l'impatto dei progetti, quindi se io cementifico tutta una zona, dovrei anche valutare che cosa vuol dire in termini di salute cementificare quella zona. Devo cercare chiaramente di ridurre i determinanti negativi, cioè quelle le cose che fanno ammalare, ma nello stesso tempo promuovere quelli positivi, perché magari qualcosa di positivo c'è e allora lo devo facilitare. Devo comunque individuare degli obiettivi concreti e sostenibili e devo fare comunque delle valutazioni sociali, delle valutazioni economiche. E poi devo fare una informazione e una gestione partecipata di tutto questo processo. Allora, abbiamo detto che questi preanni profili di salute sono stati, creati dalla legge regionale. Ma allora perché ci interessano? Proprio noi siamo qua in un comune, Marco è consigliere comunale,
Perché secondo scoop, primo scoop, legge regionale sulla prevenzione, secondo scoop, i soggetti che dovrebbero predisporre i profili e i piani di salute sono i sindaci. Cioè, per l'esattezza, il comitato dei sindaci. Insieme, questo c'è veramente nella legge, insieme agli utenti, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di volontariato scolastico, leggo per non vorrei dimenticarne qualcuno, alla scuola, alle associazioni di tutela e di promozione della salute, alla cooperazione sociale, agli opinion leader, quindi anche ai soggetti politici, agli operatori sanitari, a gruppi spontanei di cittadini. Questo perché, come ha detto Mimma prima, il sindaco è la massima autorità sanitaria locale. Come fa a esprimere questa sua autorità? Attraverso il comitato dei sindaci del distretto, che è composto dai sindaci dei comuni del distretto. Per esempio, noi siamo distretto 4, io sono di settimo, per cui sono in un altro distretto, ma Marco è con Chivasso e altri comuni, quindi siamo accorpati in distretti, di cui fanno parte tutti i sindaci, i presidenti delle province e il presidente dell'ente gestore dei servizi sociali. Insomma, la sintesi di tutto questo processo è che comunque i sindaci devono essere promotori di un processo di analisi e di costruzione della salute, in modo tale che da avere degli obiettivi, di poter valutare le priorità, per fare in modo che non ci sia un'offerta di servizi fine a se stessa. Siccome sul territorio c'ho l'ufficio che si occupa della salute mentale, poi c'è quell'ufficio, c'è quell'altro ufficio, cioè gli uffici ce li abbiamo, no? Perché siamo una sanità, è stata strutturata. Allora, se io ho una politica e qualcuno che ha determinato qual è lo stato, quali sono gli obiettivi, posso orientare il lavoro di tutti questi cristiani. Come si può arrivare a questo? Cioè, lo dici, allora il sindaco deve farsi promotore di questo, di questo processo. C'è un modo forte, nel senso, il sindaco si fa carico e dice: ok, allora io mi occupo di far iniziare il processo. Ci sono però sindaci, cioè, abbiamo visto nel tempo due modalità diverse. Ci sono sindaci magari che preferiscono negoziare un po', comunque non si sentono forti in questo settore, e dici: vabbè, allora io sindaco comune faccio parte di quelli che partecipano al processo, e tu ASL invece fai il ruolo centrale. Quindi ci sono due modelli: o il sindaco si fa promotore e usa l'ASL, che sarebbe quello corretto, e usa l'ASL per avere i dati, oppure io sindaco dice: vabbè, senti ASL, tu sei più capace di me, fai tu e io però ti faccio da consulente. Abbiamo detto che nel comitato dei sindaci c'è anche il responsabile dei consorzi sociali. E poi ci sono anche gli altri attori, gli altri soggetti territoriali. Okay. Quello che volevo dirvi è, però, chi, che sia il sindaco o che sia l'ASL che fa questo lavoro e poi aiuta comunque il politico a capire che cosa fare, deve però stare molto molto attento a un problema, perché è come se il profilo di salute fosse un lampione: se accende il lampione accende la luce, ma il lampione in genere fa luce solo intorno al lampione.
Se io per caso mi sbaglio e ho il lampione un po' più a destra, un po' più a sinistra, c'è il rischio che io non veda quello che c'è fuori dal lampione. Ecco perché chi ha inventato i PEPS ha voluto che ci fosse una gestione partecipata, perché io attraverso il parlare con le persone, con i cittadini, con le associazioni, io non mi fermo alla pura lettura del dato epidemiologico, ma riesco a vedere anche cose che magari il dato epidemiologico mi nasconde. Ho fatto troppe slide. Ok. Tutto questo processo chiaramente si ripercuote su tutte le politiche del territorio. Cioè, significa costruire una politica pubblica per la salute. Adesso faccio una breve digressione perché veramente ci tenevo. Adesso c'è Manlio che mi fa dei segnali, sono un pochino lunga. Cercherò comunque di sintetizzare, però ci tenevo veramente. Nel piano di profili di salute si fa la mappatura non soltanto delle malattie, ma abbiamo detto anche dei dati demografici, anche dei dati di come è suddivisa la popolazione, eccetera. Questo perché, riconnettiamoci alla già descritta carta di Ottawa di Mimma, la prima conferenza sulla promozione della salute, che ha visto tutti i massimi esperti in promozione della salute, ha definito che per fare salute ci bisogna chiaramente avere un ambiente sano, cioè poter fare in modo che i cittadini vivano in un ambiente sano, e quindi i politici devono appunto creare degli ambienti, creare però comunità. Cioè, la cosa importante che volevo sottolinearvi è che perché si rappresenta la carta di Ottawa con questa grafica? Perché è come se fosse un fiore che sboccia. Al centro del fiore c'è quel pallino giallo, che è il cosiddetto focus, e questo io ritengo che per noi attivisti del Movimento 5 Stelle sia il secondo scoop, nel senso che già nel 1986 si era definito che per fare salute bisognava che i cittadini, che gli amministratori dessero la possibilità ai cittadini di essere capaci a vivere, di avere delle abilità per la vita, di mediare diversi interessi della società, di essere sostenuti nelle azioni politiche, economiche, sociali, culturali e ambientali. Quindi la promozione della salute è strettamente connessa col fatto che i cittadini abbiano delle abilità personali, è al centro del focus della Carta di Ottawa. Cosa vuol dire avere delle abilità personali? Vuol dire riuscire a controllare e orientare la propria vita, vuol dire sviluppare la capacità di vivere con altri, vuol dire produrre cambiamenti nel proprio ambiente. Non vi ricorda qualcosa? Avete mai... Io veramente devo dire che quando ho studiato questi argomenti e già conoscevo Grillo, li ho messo insieme e ho detto: oh cavolo, ma Grillo ha studiato queste cose qua. Nel senso che per essere un cittadino in salute bisogna avere delle capacità alla vita e bisogna essere in grado di appropriarsi della propria vita. Quindi bisogna attivarsi, bisogna essere curiosi di quello che ci circonda. E adesso, terzo tristissimo scoop, perché facciamo fatica come Movimento 5 Stelle a far capire che i cittadini devono essere così per potersi appropriare, per poter essere in salute. Questo è un lavoro fatto da Vittoria Gallina dell'Invalsi, che è un ente che studia questi argomenti, e ha studiato nel 2004 qual era la situazione delle competenze alla vita della popolazione italiana,
E ha diviso la, diciamo, questo, i livelli di competenze in 5 livelli. Al primo livello le competenze più basse, al quinto livello le competenze più alte. Le competenze sono divise in literacy, quindi essere in grado di scrivere delle cose, numeracy, essere in grado di usare i numeri nella vita di tutti i giorni, e problem solving, cioè essere in grado di risolversi i problemi tutti i giorni. Allora, al livello 1 stanno gli analfabeti e gli analfabeti di ritorno, quelli che non sanno, non riescono a usare i numeri per farsi di conto, neanche per gestirsi il proprio stipendio, perché i soldi sono numeri. Al livello 1 del problem solving, gente che non è capace a orientarsi e risolversi i problemi della propria vita. Allora, nel 2004 la popolazione italiana aveva a livello 1 di insomma, essere in grado di leggere il 46% della popolazione. Per quello che riguarda i numeri il 41%, la tragedia delle tragedie, per quello che riguarda problem solving il 70%. Questo è invece il confronto che era stato fatto in quello studio con altri paesi, quindi era stato uno studio internazionale, quindi queste sono le differenze tra Norvegia, Bermuda, Canada, Svizzera, Stati Uniti, Italia e New Mexico. La parte che sta sotto sono i livelli 1 e 2, così siamo conciati. Io posso azzardare una proiezione? Cioè nel 2004 eravamo così, poi ci abbiamo avuto qualcuno che ci ha fatto vedere tanta televisione, ci ha fatto stare chiusi in casa, non ci ha fatto confrontare, chissà come saremo adesso. Allora, questo spaccato mi serve per portarvi a vedere, e andiamo a riconnetterci con la salute, esiste una branca dell'epidemiologia che si chiama epidemiologia delle diseguaglianze. Cioè, praticamente, non so se vabbè, ve lo spiego, non si vede tanto bene, ormai è matematicamente certo che quasi sempre, quasi per tutte le malattie, quasi per tutto lo stato di non salute, queste, se si distribuiscono diciamo, il numero di persone malate rispetto a quei famosi 5 livelli, si vede che sono più malati quelli del livello 1 rispetto a quelli del livello 5. Questo sempre. Ma la tragedia delle tragedie è che qualsiasi intervento di promozione della salute che io faccio si distribuisce nello stesso modo. Cioè, se io offro una promozione della salute rispetto allo stile di vita, all'alimentazione, lo recepiscono di più quelli del livello 5 e riescono a recepirlo di meno quelli del livello 1. Allora, in realtà fare salute non è distribuire, che so, andare ad accanirsi con una certa fascia di popolazione. L'unica possibilità di fare salute è dare a questa parte di popolazione le competenze per la vita. Il problema qual è? L'ha già accennato un po' Mimma. Che i tempi sono questi. Cioè, se si inizia a fare consapevolezza e partecipazione, si inizia a fare degli interventi determinanti, quindi si fa anche promozione degli stili di vita, eccetera, si inizia a vedere qualcosa a livello di cambiamento di comportamento e a livello di cambiamento delle statistiche di malattia, diciamo verso i 3 anni, 4 anni, 5 anni. Si inizia a vedere. Quindi quello che noi dobbiamo fare è non solo cercare di vincere, ma di vincere almeno per 2 mandati, perché noi si possa fare qualcosa per la salute dei nostri cittadini. Quindi noi dobbiamo veramente vederci lungo. E vabbè, allora però ci sono i PEPS. Cosa è successo ai PEPS? Allora, l'ultimo PEPS del distretto 4 è datato 2010. Non ha avuto, al PEPS del 2000, è dovuto alla buona voglia del dottor Bulino,
che se l'è fatto più o meno da solo, perché interlocutori non ne aveva, quindi ha fatto lui una mappatura. Questo avrebbe dovuto essere il processo, quindi il flusso, l'accesso dei flussi informativi, avere dei facilitatori, relazione con i soggetti, eccetera. Allora, tutto questo processo in realtà si è sfarinato. Quindi a tutt'oggi non abbiamo un piano di salute. Però dice, però l'ASL lavora, i servizi territoriali continuano a lavorare, che cosa è successo? Cosa sta succedendo? Che ognuno fa quel che può. E quindi i soldi nostri, i soldi dei cittadini, vengono spesi, ma senza un disegno. Cioè, questi piani, profili di piani di salute, non ci sono. È vero, c'è anche una questione economica. Però se noi continuiamo a spendere, cioè siamo in mano alle case farmaceutiche e continuiamo a spendere 10 volte tanto per un farmaco uguale a un altro, è chiaro che quei soldi lì vanno lì e non vanno in prevenzione. C'è un altro problema, c'è il problema del fatto che per avere questi dati bisognerebbe avere dei servizi informativi che funzionano. Ma noi li abbiamo, peccato che io qua vi ho messo 4 videate, allora queste sono 4 fonti informative di dati epidemiologici della regione. 4, più o meno connessi tra loro, io, questo è da cittadino, ho visto questo, adesso il dottor Mirabelli mi dirà se la mia sensazione è che alla fine però nessuno a livello regionale si fa promotore di un'organicità del flusso informativo, tant'è vero che effettivamente a seguito dei vari incontri del gruppo salute regionale eccetera, Davide Bono ha ultimamente espresso che il suo obiettivo nei primi 100 giorni per la sanità regionale è quello di creare, di mettere la prima pietra di un sistema informativo regionale integrato, perché altrimenti diventa così costoso recuperare questi dati che è chiaro che non si riescono a fare i profili di salute. Se noi continuiamo ad andare dietro, e guardate la tendenza è questa, se vincono quegli altri, che siano di destra o che siano di sinistra, succederà questo. E se noi tendiamo a privatizzare la sanità vuol dire che la sanità diventa una fonte di guadagno. E negli Stati Uniti sono il paese dove la sanità è privata. Per esempio il 90% delle risorse viene dedicato alla spesa sanitaria. E invece guardate, qui c'è qualcuno che si è sbizzarrito e ha detto, ma in realtà perché il cittadino sia in salute bisognerebbe che solo l'11% fosse dedicato alla spesa sanitaria, il resto dovrebbe essere dedicato all'ambiente, agli stili di vita, alle questioni della biologia dell'individuo. Per quanto sia difficile, l'obiettivo nostro del Movimento 5 Stelle deve essere comunque prima fare salute e poi fare sanità. Grazie a Silvia Carniella, Mimma Greco, per avermi invitato a parlare questa sera. Temo che la mia presentazione non riuscirà a rispondere alle domande che vi sono state fatte fuori dalla presentazione e in risposta ad una delle sollecitazioni che sono arrivate stasera. E volevo farvi presente quello che è stato una storia di successo nella prevenzione nel nostro paese recentemente, che ha interessato, credo, in modo abbastanza omogeneo l'intero territorio, l'intera comunità nazionale. E questa storia di successo è la proibizione del fumo nei locali pubblici, non solo nei locali pubblici intesi come gli ospedali, i comuni o le scuole, ma nei locali pubblici intesi come i bar, i ristoranti e quant'altro. E questa storia di successo, non voglio contraddire la diapositiva che ha presentato Silvia in precedenza e che dimostra quanto sia difficile e quanto tempo richieda ottenere dei risultati di salute dopo aver lanciato un intervento di promozione della salute, perché spesso è proprio come dice lei. Ma in questo caso
non è andata così. In questo caso, e in altri casi potrebbe ripetersi questo fenomeno, il successo è stato a breve termine. A breve termine i nostri concittadini hanno smesso di fumare nei bar, nei ristoranti e in quant'altro. Perché è veramente difficile presentarsi in un locale, trovarsi in un locale pubblico, in un ambiente pubblico oggi e trovare qualcuno che fuma, perlomeno spudoratamente, a farlo ben di nascosto, semmai. Ma la cosa che dimostra quanto si possa impattare sulla salute a livello di popolazione è che uno studio lanciato brillantemente da un mio giovane collega a ridosso di questo dell'intervento legislativo che proibì in modo deciso il fumo nei locali pubblici dimostrò che se noi andavamo a paragonare i ricoveri per infarto cardiaco nell'anno, nella stessa stagione, nello stesso periodo, nella stessa popolazione, che era la popolazione residente in Piemonte, nell'anno precedente l'intervento legislativo e nell'anno successivo all'intervento legislativo, osservavamo una discesa statisticamente significativa di, se non ricordo male, circa un buon 10% degli eventi di infarto cardiaco. E questo è un impatto molto grosso per un intervento molto semplice che tra l'altro non elimina radicalmente il fumo, diminuisce semplicemente la frequenza delle occasioni di fumo. E tra l'altro interviene solo sul fumo di sigaretta, che non è l'unico agente causale degli infarti cardiaci. Quindi, con un intervento che è costato poco, durato poco, si fa per dire, ma che è stato seguito e capito dalla popolazione, si è ottenuto un grosso guadagno di salute e senza stare ad aspettare poi così tanti anni. Quindi è possibile ottenere guadagni di salute con interventi intelligenti e mirati quando siamo in grado di farlo. Ho bisogno, credo, di presentarmi un momento perché così vi renderete anche conto di quali sono le cose che sono concretamente in grado di affrontare, i problemi che sono concretamente in grado di affrontare, quelli che invece esulano dalle mie competenze e capacità. Io ho iniziato a lavorare ormai quasi 35 anni fa e mi sono occupato inizialmente di medicina del lavoro, che è la mia specialità, igiene e sicurezza del lavoro. Ho iniziato a lavorare alla ASL, alla USSL, di Unità Sociosanitaria Locale di Settimo e poi confluita nella ASL di Chivasso nel 95 e per i miei primi 15 anni ho fatto quel mestiere di ispettore del servizio di prevenzione e sicurezza, ispettore medico del servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro. Con il passaggio delle funzioni ambientali alle ARPA, io ho cambiato completamente mestiere ho lasciato l'azienda sanitaria locale di Chivasso e sono passato all'ARPA per occuparmi di epidemiologia ambientale. Mi sono occupato soprattutto degli effetti a breve termine sulla salute dell'inquinamento atmosferico nel progetto che si chiamava all'epoca AFEA2 e che coinvolgeva una serie di paesi europei, tra cui anche l'Italia. E nel 2000 ho ricambiato e sono passato al servizio di epidemiologia dei tumori di quello che all'epoca era il San Giovanni Battista di Torino, che adesso si chiama Città della Salute e della Scienza di Torino. E lì mi occupo essenzialmente principalmente del centro di documentazione sui cancerogeni e del funzionamento del registro dei mesoteliomi maligni del Piemonte, che è un registro specialistico. Il punto di vista che vi porterò stasera è il punto di vista di un professionista che si sente molto coinvolto dalle cose che fa.
Forse qualcuno in sala si starà chiedendo se sentirsi coinvolti da un registro mesoteliomi sia un segno di insanità mentale. E probabilmente forse una domanda di questo genere ha senso. Spero che con questa presentazione vi darò qualche ragione di pensare che no, non si tratta di insanità mentale, ma si tratta di un impegno al servizio della nostra collettività. Mi rendo conto che ora che le diapositive sono molto lontane da voi e quindi farete fatica a leggerle, vi chiedo scusa, non avevo presente quale sarebbe stata la situazione logistica della sala. Cercherò di parlare un po' di più a questo punto per veicolare il contenuto. Il registro dei mesoteliomi del Piemonte è attivo dal 1990, cioè da una buona decina d'anni prima che io arrivassi all'epidemiologia dei tumori. È stato avviato essenzialmente dal professor Terracini e dal dottor Magnani e opera sulla intera regione Piemonte. La sua attività di rilevazione copre l'intero territorio regionale, anche se noi siamo collocati in una azienda sanitaria, neanche territoriale, ma ospedaliera. È una istituzione ufficiale, nel senso che il registro dei mesoteliomi maligni è il centro operativo regionale per il Piemonte del Registro Nazionale Mesoteliomi, che è un'istituzione ufficiale a sede presso l'INAIL, attualmente praticamente presso l'ISPES, poi quando l'ISPES è stato sciolto presso l'INAIL. E si tratta, per le sue caratteristiche di attività che viene svolta su scala regionale, di un'attività che chiaramente è appunto di interesse regionale e non è di interesse locale, e quindi rientra nel campo delle cosiddette funzioni del Centro per la Prevenzione Oncologica CPO Piemonte, dove confluiscono attività afferenti a diverse aziende sanitarie locali o aziende sanitarie ospedaliere presenti in Piemonte, laddove queste attività siano prima di tutto di interesse oncologico e in secondo luogo esulino l'interesse locale della specifica azienda e riguardino invece funzioni che questa azienda svolge e mette a disposizione a livello dell'intero territorio regionale. CPO Piemonte è quindi una forma di struttura virtuale che unisce e coordina di fatto dei servizi che operano in molte diverse aziende sanitarie territoriali e ospedaliere della nostra regione. Che cosa sono e qual è il loro status i registri tumori in Italia? Sostanzialmente noi ci troviamo in Italia in questo momento di fronte ad un sistema che si divide in due parti. Una piccola e ultra specialistica è quella dei registri mesoteliomi e l'altra enorme e generale è quella dei registri tumori in generale, dei registri tumori generalisti. I registri dei mesoteliomi in Italia hanno uno status istituzionale ben preciso, regolamentato per legge e riconosciuto e regolamentato per legge. Sono stati istituiti inizialmente, originariamente, con il decreto legislativo 277 del 1991, che recepiva e attuava in Italia una direttiva dell'Unione Europea del 1983. Con otto anni di ritardo e con una procedura di infrazione a carico del nostro Paese. Un preciso articolo della direttiva europea stabiliva la registrazione dei mesoteliomi è obbligatoria in tutti i Paesi membri, è obbligatoria, si deve fare. L'Italia l'ha avviata
nominalmente nel 1991. In realtà, come avete visto, il nostro registro, in quanto registro non nazionale ma locale, esisteva già. L'attività del registro nazionale, il cosiddetto registro nazionale mesoteliomi, che noi familiarmente chiamiamo RENAM, è cominciata nel 1993, con un paio d'anni di ritardo rispetto alla normativa, all'entrata in vigore del decreto legislativo 277. E il Piemonte è stata una delle 5 regioni che hanno collaborato all'attività del RENAM fin dall'inizio, perché c'eravamo già, eravamo pronti a fornire i dati, a metterli a disposizione del RENAM. Sono stati fino ad oggi pubblicati 4 rapporti sull'incidenza dei mesoteliomi in Italia ad opera del RENAM. Attualmente abbiamo consolidato e inviato i dati al 31 dicembre del 2011 a Roma e è in preparazione il 5º rapporto. Quindi direi siamo di fronte ad una realtà consolidata con dei suoi percorsi riconosciuta dalla normativa e che non dovrebbe vivere particolari turbolenze. La situazione per i registri tumori generalisti è diversa, perché i registri tumori generalisti hanno avuto un primo riconoscimento normativo che non è ancora completo soltanto un annetto fa, con il cosiddetto decreto per lo sviluppo 2.0 del ottobre del 2012, che poi è stato convertito in legge. Lì per la prima volta nell'articolo 12, che è quello che parla del fascicolo sanitario elettronico del cittadino, si parla anche di sistemi di sorveglianza. Per la prima volta viene detto una cosa importante, e cioè che i sistemi di sorveglianza sono un'attività propria delle aziende e degli enti sanitari locali, non un'attività extra che si può scegliere di fare o scegliere di non fare. Dipende, se uno c'è una voglia lo fa e se non c'è una voglia non lo fa. No, sono un'attività propria degli enti e servizi sanitari. Fin qui le buone notizie. Quelle un po' meno buone sono che i sistemi di sorveglianza possono essere istituiti di iniziativa nazionale o regionale. Quindi in assenza di un'iniziativa o a livello nazionale o a livello regionale non si possono istituire. E, peraltro la Regione Piemonte, quando questa normativa nazionale è uscita, aveva già approvato con una propria legge regionale l'istituzione di una ampia gamma di sistemi di sorveglianza, che includevano il registro tumori, ma anche il registro del diabete, il registro dei trapianti, il registro della SLA, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà la Regione Piemonte, nel fare questa legge regionale, non ha inventato nulla di nuovo, tutti questi registri esistevano già, per interesse, volontà e impegno delle strutture sanitarie e dei medici che li hanno messi in piedi. Ma perché mettere in piedi dei sistemi di sorveglianza e in particolare, visto il titolo che mi era stato assegnato, perché mettere in piedi dei registri tumori? Che senso ha registrare l'occorrenza di tumori all'interno di una popolazione? Questa è una storia che non è una storia di oggi, è una storia che ha almeno 100 anni, anzi un po' di più ormai, quasi 120 anni alle spalle. E dobbiamo rifarci a quella che abbiamo chiamato la transizione epidemiologica che i nostri paesi hanno conosciuto, le nostre società del mondo industrializzato, dovremmo forse dire ex industrializzato, hanno conosciuto nel corso del Novecento. Cioè il passaggio da una situazione caratterizzata essenzialmente da malattie infettive come malattie dominanti nella mortalità della popolazione, ad una situazione invece caratterizzata da lunga aspettativa di vita e predominanza delle malattie degenerative
croniche nel loro sviluppo e che si manifestano a lunga scadenza e non a breve scadenza dalle esposizioni che le determinano. Questa transizione epidemiologica porta a una difficoltà di lettura del nesso tra le esposizioni e le malattie che ne sono conseguenza. Innanzitutto perché c'è una disconnessione temporale tra il momento in cui si verifica l'esposizione e il momento in cui si verifica la malattia, e questa può essere di molti anni e quindi rende difficile la lettura del nesso di causa. E la seconda ragione è che queste sono malattie multifattoriali, non dipendono da un solo fattore per volta, ma dipendono dalla interazione da tanti fattori per volta. E quindi come facciamo a isolare il contributo di ognuno di questi singoli fattori quando prevalentemente quello che abbiamo di fronte è un problema di interazione tra fattori diversi? Questo rende necessario dei modi per leggere l'occorrenza della malattia nelle popolazioni, diversi da quelli che si utilizzavano per le malattie infettive. I tumori in particolare erano, sono ancora, una fonte di preoccupazione, perché avevano, in parte hanno ancora, una letalità elevata, avevano una diffusione crescente e sono andati aumentando durante tutto l'arco del Novecento, e le cause erano poco o per nulla note. Ne sappiamo oggi molto, anche se non sappiamo ancora tutto, ma certamente agli inizi del Novecento se ne sapeva assolutamente nulla. Allora nacquero una serie di tentativi di capire qualche cosa di più sul fenomeno tumori, soprattutto in Germania, con delle inchieste trasversali che però riuscivano a dare un'immagine di quella che era la diffusione dei tumori in un determinato istante, ma siccome questi hanno un'elevata letalità, in qualsiasi taglio avevano poi in particolare un'elevata letalità, in qualsiasi taglio di popolazione si facesse trasversalmente, se ne vedevano pochi e si capiva poco. L'idea di registrare longitudinalmente, prospetticamente, il verificarsi dei tumori in una popolazione è venuto dopo. Siamo ormai a ridosso della Seconda Guerra Mondiale e il primo registro tumori al mondo funzionante in modo prospettico fu tentato nel 1937 in Germania e non ebbe vita lunga, come potete immaginare. Hanno avuto vita decisamente più lunga i due tentativi successivi, che sono quelli al di là dell'Atlantico, del registro dei tumori del Connecticut, primo registro tumori su scala nazionale, su scala di Stato dovremmo dire, che sia stato istituito al mondo nel 1941, e di qua in Danimarca nel 1942. Quindi la Danimarca registra i tumori su scala nazionale dal 1942, una serie prospettica mostruosa. Che cosa abbiamo oggi? I sistemi più clamorosi, più importanti, sono le grandi reti su scala nazionale di registri tumori. Per esempio la rete degli Stati Uniti, la rete SEER, che riunisce registri tumori di una dozzina di stati e in tutto una ventina di registri tumori, se includiamo anche quelli localizzati a specifiche aree urbane, tipo per esempio San Francisco, cose del genere. Abbiamo la rete dei paesi nordici, tutti i paesi nordici sono serviti da registri tumori che operano su scala nazionale, e la rete del Regno Unito, che utilizza attualmente 8 registri regionali in Inghilterra, più 3 registri nazionali in Galles, Scozia e Irlanda del Nord, e quindi di fatto copre l'intero Regno Unito. Questi sono gli esempi più importanti. Che cosa succede in Italia e che storia hanno avuto i registri tumori in Italia? Anche in Italia, un po' come nel resto del mondo, i registri tumori nascono essenzialmente come iniziative locali che poi si mettono insieme, si mettono in rete e condividono metodi
e dati e informazioni. La stessa cosa è successa anche da noi, forse con qualche maggior frammentazione. Il Piemonte ha il primato del primo registro tumori che sia stato mai istituito nel nostro paese, e è stato istituito qui nel 1967 dal professor Anglesio. Si tratta però di un registro tumori altamente specialistico, perché è il registro dei tumori infantili del Piemonte, che quindi ha una serie storica dal 67 ad oggi e che ha sede presso l'unità in cui lavoro io, anche se è seguito da altre persone, non da me. Il primo registro tumori generalista che sia stato istituito in Italia è il registro tumori della provincia di Varese, che opera dal 1976. Tutti gli altri registri tumori sono più recenti. Il registro tumori del Piemonte, inteso come registro degli adulti, è attivo dal 1985. Dal 1996 noi disponiamo ufficialmente di un'associazione professionale dei registratori di tumori italiani, e l'AIRTUM, i registri che tra le altre cose detta le regole di funzionamento dei registri, regole che sono condivise, che ci siamo creati da noi stessi e che sono finalizzate a garantire la qualità e la rappresentatività dei dati che generiamo. L'AIRTUM si preoccupa della formazione del personale dei registri, e l'AIRTUM ha un sito attraverso il quale si può accedere a informazioni aggregate, e attraverso il quale i professionisti della registrazione dei tumori possono accedere al dataset AIRTUM, anonimizzato naturalmente, analogamente a quello che succede negli Stati Uniti, dove il dataset del sistema SEER è disponibile ai ricercatori che ne facciano richiesta, con un'apposita domanda e sottoscrivendo un patto di utilizzo dei dati ben preciso. La stessa cosa è permessa da AIRTUM, e credo che questo sia un risultato qualitativo assoluto, perché che al mondo che facciano questo ci sono SEER e AIRTUM. Cosa molto importante, mi stavo dimenticando di dirvi, i registri tumori italiani non coprono l'intera popolazione, ma comunque servono una popolazione di 28 milioni di abitanti, che è una grossa quota della popolazione italiana. La distribuzione attuale dei registri è questa: in rosso ci sono i registri attivi, in blu i registri in via di formazione. È chiaro che i registri sono... riuscite a vedere? È chiaro che i registri attualmente attivi sono concentrati prevalentemente nell'Italia del nord e del centro, ma se notate quelli che sono in via di formazione, in via di attivazione, l'impressione è che il sud sia destinato rapidamente a colmare il divario e a farci un bel pernacchione, superarci alla grande. Il Piemonte ha un problema. La registrazione è limitata a due aree, quelle che dicevamo prima, a Torino, e la registrazione dei tumori in senso generale. È limitata a due aree, che sono la città di Torino e la provincia di Biella, in estensione alla provincia di Vercelli. Il resto del Piemonte è scoperto e non è del tutto chiaro come si possa passare il dato di incidenza delle aree coperte da registrazione a quelle che non lo sono, anche tenendo conto del dato di mortalità, che invece quello è disponibile per tutta la regione. I registri specialistici dei tumori infantili e dei mesoteliomi coprono invece l'intera regione, ma chiaramente si preoccupano di problemi molto 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 particolari, che sono una piccolissima frazione dell'intero totale. Di che cosa si occupa un registro tumori? Che cosa fa? Un registro tumori fondamentalmente vi fornisce quattro generi di dati: i dati di incidenza, i dati di mortalità, i dati di sopravvivenza, i dati di prevalenza. Cosa vogliono dire queste parole?
L'incidenza rappresenta la velocità con cui in una popolazione si generano nuovi casi di una certa malattia. Dire che una malattia ha alta incidenza vuol dire che la velocità con cui si formano nuovi casi, non c'erano prima, oggi ci sono, è alta. Bassa incidenza vuol dire che è il contrario, si formano lentamente. La mortalità chiaramente rappresenta la frazione di casi che sono portati a morte dalla malattia che hanno sviluppato. Per alcuni tumori mortalità e incidenza sono molto vicine tra di loro, per esempio per i mesoteliomi che hanno una letalità elevata, la mortalità rappresenta bene l'incidenza del mesotelioma, ma per altri, per fortuna, ormai non è più così. Una volta, ma adesso siamo in grado di fare molto dal punto di vista terapeutico. Per esempio per i tumori della mammella il divario tra mortalità e incidenza è molto forte, e per i tumori della prostata pure. E qui veniamo al terzo problema, che lega in qualche modo incidenza e mortalità. La sopravvivenza è quella che è detta il differenziale tra l'incidenza e la mortalità. Se io ho un tumore ad alta incidenza come quello della prostata, ma bassa mortalità, è perché la sopravvivenza è molto alta. La sopravvivenza a 5 anni da una diagnosi di tumore della prostata di una persona è ben oltre il 90%, quindi abbiamo delle sopravvivenze elevate. Viceversa, per un mesotelioma la sopravvivenza a 5 anni è del 10%, esattamente l'opposto. E infine la prevalenza, che è il carico di malattia che è presente nella popolazione a un determinato momento. Se l'incidenza è elevata o se la sopravvivenza è lunga, le persone che sono state colpite da quella particolare forma di tumore saranno presenti nella nostra popolazione. Se viceversa la sopravvivenza è molto breve o l'incidenza è molto piccola, di casi affetti da quella particolare patologia ne troveremo pochi. La prevalenza quindi ci descrive il carico assistenziale che noi dobbiamo garantire alla popolazione in un dato momento. A parte produrre statistiche di incidenza, di mortalità, di sopravvivenza e di prevalenza, che cos'altro può fare un registro tumori? Un registro tumori può essere una potente piattaforma di lancio per studi epidemiologici e per studi clinici. Per esempio per studi epidemiologici che indaghino le cause di un determinato tumore o come queste cause, quando non c'è bisogno di scoprirle, nel caso del mesotelioma non c'è bisogno di scoprirle, lo sappiamo che l'amianto a causare il mesotelioma, può essere però di nostro interesse, anzi è di nostro interesse, sapere come queste esposizioni, come queste cause siano distribuite nella nostra popolazione e come esse stiano oggi agendo nel determinare il carico di malattia che sta colpendo la nostra popolazione e se possiamo o dobbiamo fare qualche cosa al riguardo. Per esempio il registro mesoteliomi maligni del Piemonte ha contribuito, tra le altre cose, molto e in modo molto importante agli studi sulla incidenza di mesotelioma nei lavoratori del cemento amianto, dell'Eternit di Casale e dell'Eternit di Cavagnolo, e ha contribuito agli studi di popolazione sulle cause non professionali di mesotelioma nella popolazione di Casale Monferrato. Un registro tumori deve restituire ai professionisti, ma anche alla popolazione, direi non semplicemente dati, possibilmente informazioni, cioè quei particolari tipi di elaborazioni che permettono di farci capire il fenomeno che noi abbiamo di fronte. Per esempio, qui noi stiamo vedendo come è cambiata nel tempo l'incidenza di mesotelioma negli uomini, linea rossa, e nelle donne, linea blu, nella nostra regione. Questi sono mesoteliomi della pleura, per essere più precisi. Più sotto, ma non si vedono bene, quindi non le commenterò, sono i dati relativi ai mesoteliomi del peritoneo, lasciamoli perdere perché non si vede bene che cosa succede lì.
su questa scala. Quello che si nota è, le statistiche partono dal 1990 perché noi da quell'anno siamo in grado di produrre statistiche, c'è stata una crescita costante per una buona decina di anni dell'incidenza tra il 1990 ed il 2000. Questa non è altro che la fase finale di una curva di continuo, costante aumento di incidenza dei mesoteliomi che in Italia è presente almeno dal 1960 in poi. Noi siamo riusciti ad intercettare soltanto il periodo che va dal 1990 in poi per la nostra regione, perché prima non esistevamo. Ma dal 2000 in poi quella tendenza al continuo aumento di incidenza si è fermata, si è appiattita. E queste sono notizie buone, perché si pensava di dover aspettare fino intorno al 2020 per vedere qualche cosa di questo genere, mentre cominciamo a vederlo adesso. Il che ha forse qualche cosa a che fare con il fatto che gli usi dell'amianto nel nostro paese sono cessati ufficialmente nel 1992. Non vuol dire che tutte le esposizioni ad amianto siano cessate, ce ne sono altre, ce ne sono ancora, oggi, se solo per questo, ma una grossa quota delle esposizioni ad amianto è cessata per legge nel 1992, ma la diminuzione era iniziata già prima. La Eternit di Casale ha chiuso nel 1987 e quella di Cavagnolo aveva chiuso nel 1985, quindi il trend della diminuzione degli usi dell'amianto era già cominciato in precedenza. Allora, l'andamento temporale dell'incidenza non è più semplicemente un dato, ma è un'informazione che ci dice come stanno andando le cose nella nostra popolazione e comincia a darci idea su come agiscono, come stanno agendo le cause del mesotelioma nella nostra popolazione. Ma possiamo elaborare i nostri dati anche in un altro modo. Per esempio, noi possiamo andare a vedere non solo se ci sono delle differenze nell'andamento nel tempo, ma anche nello spazio. Per esempio, noi qui possiamo notare che la distribuzione del mesotelioma nella popolazione maschile residente nella nostra regione non è affatto omogenea, presenta delle forti disomogeneità. Vedete come si annerisca nella mappa sulla vostra destra, che è una mappa basata sull'elaborazione dei dati presentati nell'immagine a sinistra. Noi abbiamo suddiviso il territorio della regione in 1206 comuni, quanti sono quelli della regione, e poi abbiamo calcolato il rapporto tra il numero di casi osservati nel periodo di studio e il numero dei casi attesi, basati sull'idea che ci fosse una distribuzione assolutamente omogenea nella regione. Voi vedete che la distribuzione non è omogenea, perché abbiamo aree nere, aree bianche e aree grigie che ci dimostrano che i casi non sono distribuiti in modo uniforme nei 1206 comuni della popolazione abitante, nei 1206 comuni del Piemonte, ma che ci sono molte zone bianche, un po' di zone nere e un quantitativo non indifferente di zone grigie. Quando andate, però, queste si mescolano con un certo rumore di fondo. Dicevamo, la popolazione si muove anche e quindi magari una persona nel momento poi dell'incidenza della malattia si trova in una comune che non è quello dove ha avuto l'esposizione e così via. Allora, cercando di mediare un po' questo rumore di fondo, ci sono tecniche per estrarre il segnale da un rumore, ecco, si genera la mappa che vedete sulla vostra destra. E quella mappa è lisciata, quelle irregolarità che si vedevano nella mappa a sinistra non le vedete più, e si vedono delle tendenze spaziali più omogenee. Queste tendenze spaziali ci dicono una cosa molto banale. Beh, voi direte, ma che bella scoperta, dovevi venircela a raccontare in questo modo. Cioè, ci dicono che il problema grosso nella nostra regione sta a Casale. Poi ci sono un po' di problemi però sparpagliati in giro, perché non ci sta solo Casale, ci sta anche la zona intorno a Balangero, ci sta anche quella intorno a Collegno e Grugliasco, ci sta anche quella intorno a Savigliano e Fossano, e
tutte queste zone sono mappabili a passate lavorazioni dell'amianto, in modo molto chiaro. Sappiamo cosa c'era all'opera lì. Allora, queste elaborazioni che avete visto sono state fatte utilizzando i dati correnti, i dati di incidenza del registro, ma abbiamo detto che un registro tumori può servire come piattaforma di lancio per studi epidemiologici. Questi sono i risultati, credo, più importanti dello studio, del primo studio caso controllo sul mesotelioma della pleura, che è stato fatto a Casale, nel territorio del casalese, in quella che era la USSL 76 di Casale Monferrato all'epoca, da Corrado Magnani e collaboratori. E questa che vedete è la mappa della densità di incidenza del mesotelioma pleurico nella popolazione di Casale Monferrato. Voi vedete che questa mappa dice l'incidenza del mesotelioma è molto forte dove il colore è chiaro e poi diventa più debole man mano che si va verso l'oscuro. Allora, siamo di fronte a cerchi concentrici, chiaramente di fronte a cerchi concentrici. Dove sta il centro del cerchio centrale? Beh, quella che vedete tratteggiata è la mappa, sono i confini di Casale Monferrato. E il centro del cerchio centrale sta nel centro urbano, nel centro abitato. Non è un caso che succeda questo, perché il puntino, che in realtà sarebbe un triangolino che vedete là, è la localizzazione di dove si trovava lo stabilimento della Eternit, cioè esattamente sopra Vento, al centro urbano di Casale Monferrato. Il centro urbano di Casale Monferrato era sotto Vento alla collocazione dello stabilimento, e il centro urbano di Casale Monferrato è l'epicentro di questo problema. Questo era stato lo studio che aveva dimostrato che la diffusione dei mesoteliomi non legati all'esposizione professionale lavorativa in Eternit a Casale Monferrato era comunque dovuta alle lavorazioni dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato. Bene, io credo di avervi portato via molto tempo, volevo parlarvi un po' delle difficoltà che si prospettano ai registri tumori. Sono le 11, il tempo è veramente un po', l'ora è veramente un po' tarda, vi dirò soltanto che c'è un conflitto tra la normativa sulla privacy e ancora di più su quella che è in fase di elaborazione a livello di Unione Europea e le possibilità di funzionamento dei nostri registri, così come anche di qualunque registro di patologia. Perché la logica è si possono trattare i dati soltanto delle persone che danno il consenso a trattarli, ma se noi trattassimo i dati soltanto di quelli che acconsentono ad essere registrati, non faremmo un registro tumori di popolazione, ma faremmo un registro tumori di volontari, che non credo sia quello che serve e che interessa. Questo è un grosso problema, di incomprensione, di incapacità di dialogo, forse nostra nei confronti del legislatore o forse del legislatore nei confronti nostri, ed è un problema molto grave e potrebbe portarci a chiudere completamente questa attività nel giro dei prossimi mesi o anni. Speriamo di no, ma non siamo messi bene. Bene, adesso vi ringrazio per l'attenzione.